tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world... Da sempre uno dei problemi più grandi da risolvere per i nostri pazienti è quello del lavoro. Sostanzialmente in Italia per i pazienti psichiatrici è pressoché impossibile trovare lavoro. Una struttura come la nostra, appunto, che si occupa di psichiatria, deve trovare il modo di creare un'attività economica che possa inserire al lavoro pazienti. Per me è come se fosse una seconda casa. Le persone che entrano qua dicono che il numero zero è come se entrasse per la prima volta dentro a un bosco fatato. Cosa del tutto vera, perché vedere dei ragazzi che anche con delle problematiche lavorare duramente non è una cosa da tutti i giorni. Con loro sto scoprendo un altro mondo. Da quando ci siamo mossi ci sono stati dei percorsi personali molto importanti, cioè i primi 5-6 mesi c'è proprio la trasformazione della persona. Per loro lavorare non è affatto una cosa semplice. Appena cominciato la mia paura più grande è di non essere capace, perché avevo paura di stare in mezzo ai clienti, visto che durante i miei vecchi lavori mi sono stato un pochino emarginato per il fatto che sono seguito da un gruppo di medici e psichiatri. Qui invece mi sento più libero, spedito. All'inizio avevo un po' difficoltà a portare i piatti perché mi confondevo con i tavoli. Siamo molto contenti di vedere che le cose vanno come avevamo pensato, cioè che il pensiero che ci eravamo fatti era giusto.